ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi farò un video recensione un po' particolare perché sarà una recensione di due prodotti di Puro Bio che ho acquistato per aggiungerli alla mia collezione di prodotti da farmacia e parafarmacia, che però non mi sono per niente piaciuti. L'idea non era di fare questo video perché volevo fare un video nella quale vi spiegavo come coprire i brufoli, ma non ne ho, quindi ne avevo e ho detto dai, facciamo questo video, spiego alle ragazze come coprire i brufoli, come non far vedere gli arrossamenti, e invece niente, mi sono svegliata stamattina, non c'era più niente, quindi ho detto devo trovare qualcos'altro da mostrare alle ragazze. Quindi ho pensato di fare un video di questo tipo perché bisogna sempre tenere da conto che anche se amiamo profondamente una marca, ci sono dei prodotti di questa marca che purtroppo non ci hanno sfagiolato molto, non ci sono piaciuti per un motivo o per l'altro. Allora, siccome a me piace essere comunque coerente, io ho comprato due prodotti di Puro Bio, che è una marca che amo, adoro, che però non mi sono piaciuti per niente, e voglio spiegarvi il motivo. Ricordate sempre di mettere mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, io sono sempre contenta di vedere i vostri commenti e le vostre opinioni. Ricordate di attivare la campanellina in modo da non perdere i prossimi video e i prossimi aggiornamenti. Bene ragazze, allora partiamo subito. Come potete vedere, ho fatto già la mia base viso, il mio trucco occhi e ho messo già il rossetto, quindi sarei in teoria già pronta, se non fosse per due prodotti che sono l'illuminante e lo spray fissante, che avevo acquistato appositamente per aggiungerlo alla mia collezione di prodotti da farmacia e parafarmacia, che io di solito mi porto sempre in viaggio e li inserisco sempre nella mia pochettina dell'Uriage, che è una pochettina trasparente che io utilizzo quando parto e la metto in valigia, proprio perché c'è la necessità di avere una pochette trasparente nella quale si vedano tutti i prodottini. Allora, partiamo subito. Il prodotto che non mi è piaciuto per niente è il Resplendent Highlighter Glow Finish di Puro Bio. Questo prodottino qua, ed è nella colorazione 01. Io ve lo apro, ve lo faccio vedere. Questa è la colorazione, come vedete l'ho già utilizzato, quindi non sto facendo una recensione di un prodotto senza averlo mai provato. Questo è il prodotto e il colore è questo qua. Questo colorino qua. Come vedete è veramente tanto luminoso, veramente molto luminoso, se non fosse che sono glitter puri, cioè al 100%, hanno una quantità di perlescenze di glitter che si vedono anche da Marte praticamente, quindi non riesco a non utilizzarlo se non poco poco stenderlo con le dita, perché col pennello diventa veramente appariscente, troppo appariscente. Allora, io prendo il mio pennello della Real Techniques Setting Brush, che come saprete io utilizzo sempre per mettere l'illuminante, e vi mostro questo prodotto. Prendo un po' dalla cialdina. Vedete che già mettendone pochissimo è veramente pieno di glitterini ovunque. Io personalmente preferisco molto di più gli illuminanti che riflettono la luce ma senza avere queste particelle glitterose ovunque, dappertutto, perché è veramente tanto, cioè io ne ho messo pochissimo e è veramente appariscente, tanto che anche il mio ragazzo l'ultima volta mi ha detto ma ti si illumina lo zigomo, cioè come se fosse una palla da discoteca. Come vedete è veramente troppo, e in più non si sfuma bene come ad esempio quello di Benefit,
il cookie oppure come altri illuminanti. Non si amalgama bene con la pelle, ma rimane sempre la strisciata di dove l'avete messo. E questa è una cosa che a me, vedete, anche se ci passo sopra il pennello per cercare di sfumarlo, comunque sia ti rimane la strisciata di illuminante che si attacca alla pelle e non va più via. La cosa bella è che questo illuminante dura veramente tutto il giorno, perché non si sposta, non si muove, è veramente duraturo, però è veramente troppo carico, troppo pieno di brillantini. Adesso magari lo metto anche... cioè... io tendo ad usarlo... vedete che anche avendone messo poco... è pieno di brillini dappertutto. Io tendo ad usarlo con le dita, quindi ne prendo pochissimo, lo metto con le dita, lo sfumo subito immediatamente. È chiaro che mi durerà per 10 vite, perché facendo così, in questo modo, non posso utilizzarlo come utilizzerei un illuminante normale. Ne metto un po' anche sul naso, anche qui come vedete tantissimi glitter, tantissimi, arco di cupido, mento, non riesco a sfumarlo, rimane lì esattamente dove l'avete messo, non riesco, vedete la strisciata di illuminante che non si sfuma? Non si sfuma! Questa è una di quelle cose che non mi piace assolutamente, perché io non devo avere la strisciata di illuminante, ma deve diffondersi, deve illuminare, deve dare radiosità al viso in modo omogeneo. Quindi questo prodotto qua io continuerò ad usarlo sicuramente, io l'ho messo nella mia pochettina da farmacia e parafarmacia, da prodotti da farmacia e parafarmacia, però sarà dura trovare il modo di utilizzarlo. Boh, io più di così non ne metterei, e ne ho messo veramente pochissimo. Allora, tutti i prezzi io li metto giù nell'info box, perché personalmente non me li ricordo. Mi sembra che questo costi sui 14,90 euro, ma personalmente non me li ricordo. E ha 9 grammi di prodotto, quindi è un illuminante veramente, veramente... è tanto, è tantissimo come illuminante. Benissimo, adesso passiamo al secondo prodotto. Questo prodotto qui è il Sunset Fix and Fresh Makeup Mist, acqua fissante makeup con acido ialuronico. Questo prodotto l'ho preso perché è molto grande, 100 ml di prodotto, quindi è perfetto per la valigia, perché i prodotti devono essere al di sotto dei 100 ml. E nickel tested, è vegan ok, organic cosmetic ed è made in Italy, come tutti i prodotti naturalmente di puro bio. Allora, acqua leggera e fissante. Io l'ho presa perché naturalmente avevo bisogno di uno spray fissante, avevo appena finito quello di Eufydra, quindi l'acqua artist di Eufydra, che come saprete, se avete visto il mio video Mi trucco con Eufydra, mi è piaciuta tantissimo, perché lascia un profumo meraviglioso, il vaporizzatore proprio nebulizzato, lo spray viene spruzzato in modo nebulizzato, leggerissimo, fissa il trucco, è a base di camomilla, tutti i prodotti naturali e non ha alcol. Ecco, non ha alcol. Allora, problema numero uno: questo prodotto qui ha un getto veramente troppo forte. Io non so se riesco a farvelo vedere, cioè una roba allucinante. Vedete che non è nebulizzato, mentre quello di Eufydra è nebulizzato, quindi si apre il prodotto nell'ambiente comunque e prende tutto il viso. Questo fa un getto proprio diretto, diretto, fortissimo e con delle gocce veramente molto grandi, troppo grandi. Talmente grandi da lasciarvi sulla vostra base viso delle macchie date appunto dalla presenza di questi goccioloni di acqua che vi vengono spruzzati sul viso.
Quindi, oltre ad usarne di più, perché tu comunque, mentre con quello di Eufidra ti metti a questa distanza, spruzzi e prende tutto il viso, quindi sei già a posto, con un pump sei già a posto, invece con questo devi fare 3 o 4 volte, perché spruzzi, ti si spruzza lo spray solo in questa zona, poi lo devi spruzzare giustamente anche in questa, poi anche in questa, poi anche in questa, e quindi ti ritrovi che ti fai 50.000 spruzzate per cercare di prendere tutto il viso. Allora, quindi questo è il primo problema. Seconda cosa, questo spruzzino qua, questo spray fissante per il viso, penso che abbia un quantitativo di alcol allucinante. Cioè l'alcol si sente veramente tanto, tantissimo. Infatti, quando sono andata a leggere gli ingredienti, perché io di solito li leggo prima di acquistare un prodotto, io volevo provare assolutamente questo prodotto, quindi l'ho acquistato senza leggere gli ingredienti e mi sono resa conto, dopo essermelo spruzzato sul viso, che la quantità di alcol era veramente eccessiva. Infatti il primo ingrediente è l'acqua, il secondo è l'alcol denaturato, quindi è proprio, cioè è il secondo ingrediente, è veramente concentratissimo. Poi, per carità, tutto il resto è naturale al 100%, però questa cosa qua si sente veramente tanto. In più, se avete dei brufoletti, se avete delle feritine, delle cicatrici, brucia da morire su tutto il viso. Io, per fortuna, non ho di queste problematiche, però veramente, quindi non mi brucia il viso, ma mi rendo conto che quando ho dei brufoletti, ad esempio, brucia veramente tanto. Niente, a base di frutto della passione, mango e fico, papaya, acido ialuronico, per carità, ingredienti fantastici, però il fatto che ci sia come secondo ingrediente l'alcol e che si senta davvero così tanto nel profumo, perché mentre quello di Eufidra aveva una profumazione molto leggera, molto buonissima, cioè sembrava quasi un profumo, un'acqua di profumo che vi viene data sul viso, questo davvero sembra veramente che avete preso l'alcol denaturato al 90%, lo siete versato sul viso e basta. E quindi niente, io lo metto, perché comunque una volta acquistato io i prodotti li finisco sempre, quindi trovo sempre un modo per finirli, e poi niente, io l'ho inserito nella mia make up collection e finirà, prima o poi finirà, anche perché con tutti questi spruzzi finirà sicuro. Allora chiudo gli occhi. Ok, sono stata inondata praticamente. Allora, quindi il prodotto, ho messo il prodotto sul viso, quindi adesso lascio che si asciughi. Altra cosa, anche quello di Eufidra, quando lo spruzzavate sul viso non si doveva asciugare, perché era talmente nebulizzato il getto che eravate già asciutte. Qui bisogna che un attimo vi fate aria, perché si deve asciugare. Allora, il prodotto è ottimo nella funzione che deve esplicare comunque, però è veramente, cioè io continuo a sentire l'odore dell'alcol, è veramente pesante secondo me come prodotto. Comunque sia, mi sembrava corretto farvi una recensione di questi due prodotti per farvi capire che sì, la marca è fantastica, ma ci possono essere dei prodotti di questa marca che possono anche non piacere. In tutte le marche ci sono dei prodotti che non ci piacciono come gli altri. Niente, questa è la mia base. Vedete che l'illuminante è veramente eccessivo, e ne ho messo pochissimo. Io lo utilizzerò, perché comunque sia è giusto finire tutti i prodotti che si acquistano, però veramente penso che lo utilizzerò prevalentemente come ombretto. Potrei provare, anche se ho già messo il mascara, a vedere utilizzandolo come ombretto luminoso. Sì, ecco, forse come ombretto non è male. Può essere una valida alternativa per avere un prodotto che ha più funzioni.
quindi vi portate dietro questo, anche solo in borsetta avete sia un illuminante che un ombretto shimmer da poter utilizzare ovunque. Sì, direi che come ombretto, però vedete che anche qui non si sfuma bene, rimane esattamente lì dove lo mettete. Adesso provo a sfumarlo bene con le dita. Sì, rimane esattamente lì dove lo mettete, quindi non mi fa impazzire, ecco, diciamo la verità, non mi fa impazzire, altrimenti non avrei fatto questo video. Io niente, spero che questo video breve, semplice, molto semplice, vi sia piaciuto. Spero di avervi fatto una recensione esaustiva di questi due prodotti, che sicuramente una volta finiti non riacquisterò assolutamente. Mamma mia, cioè mi illumino d'immenso. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto divertire un po'. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Un bacio, ciao!